Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Stamattina molto presto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, al quale ovviamente ho espresso la solidarietà italiana, abbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti immediatamente con i nostri alleati per valutare la situazione. Come avete visto, la posizione che ne è scaturita è una posizione molto chiara e assolutamente condivisa. Dopodiché vedremo gli sviluppi, ma insomma, quello che mi preme dire è che anche l'ipotesi, diciamo, che sulla Polonia sia caduto forse un missile non russo, ma un missile dell'antiaerea ucraina, cambia dal nostro punto di vista di molto poco la sostanza. La Russia sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture civili ucraine, in violazione di tutte le norme del diritto internazionale. Il fatto che bombardamenti al confine da parte russa possano colpire il territorio polacco è ovviamente un rischio che i russi conoscono bene, che hanno evidentemente reputato di voler correre. Quindi la responsabilità di quanto accaduto, per quello che ci riguarda, è tutta russa, anche fosse stato un missile a contraerea ucraina, nel tentativo di bloccare il bombardamento criminale su obiettivi civili che l'Ucraina continua a subire. Sì, la sento, non si preoccupi. Molto cordiale colloquio con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ci siamo ripromessi di vederci molto presto. Gli Stati Uniti apprezzano ovviamente la coerenza dell'impegno italiano sul fronte del sostegno all'Ucraina. Ovviamente il Presidente Biden ha condiviso sulla necessità di diciamo, ragionare di una soluzione del conflitto che non può non partire dal rispetto della volontà dell'Ucraina. Il Presidente Biden ha espresso la volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Stati Uniti, e anche questo potrebbe essere, diciamo, un racconto un po' diverso da quello che delle volte abbiamo visto ricostruire dagli osservatori. I rapporti sono, diciamo, freddi. L'ultima, Tommaso Cigliato, Repubblica. Diciamo che l'Italia fosse l'unica nazione rappresentata da un capo di Stato di governo donna. C'erano in tutto quattro donne sedute al tavolo su 41 partecipanti. Su 41 partecipanti totali, ovviamente per una nazione nella quale molto spesso ci siamo lamentati, no? Di sembrare un po' diciamo fanalino di coda sul tema della partecipazione femminile, ritrovarci oggi a essere un'avanguardia è sicuramente un elemento che fa piacere. La seta che scade nel 2024 intende rinnovarlo e poi se posso, visto che ieri hanno dato i vaccini,